Buonasera e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente della Fondazione Forum delle Culture Napoli 2013. Siamo qui anche per presentarvi i componenti del comitato tecnico-scientifico di nomina comunale e parleremo oggi quindi di politiche culturali, del rilancio di Napoli utilizzando il volano di un grande evento come il Forum delle Culture. Darà i suoi saluti, inizieremo quindi questo incontro, questo dibattito dando la parola a Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, che fortemente ha voluto dare questo nuovo indirizzo, un nuovo impulso al Forum delle Culture. Avremo dopo l'intervento di Uberto Siola, rappresentante del sottosegretario agli esteri dottor Scotti. Interverrà in seguito il professor Guido Trombetti, assessore alla ricerca della regione Campania. Concluderà poi questa prima fase il presidente Luigi Cesaro, il presidente della provincia di Napoli, e in seguito vi faremo conoscere quindi i componenti di questo nuovo comitato tecnico-scientifico. Daremo la parola a Marta Erling, che è il segretario generale dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Daremo dopo la parola a Peppe Barra, celeberrimo e amatissimo artista tutto tondo, capace di interpretare la tradizione napoletana in chiave moderna. In seguito avremo un intervento via Skype con Derek De Kerckhove, che è un altro nuovo componente del Comitato Tecnico Scientifico. Il professor De Kerckhove è uno dei massimi esperti di sociologia della comunicazione di culture digitali, insegna alla facoltà di sociologia della Federico II ed è stato anche allievo di Marshall McLuhan, il famoso inventore della frase del villaggio globale, quindi un personaggio espertissimo di comunicazione digitale. Vi porto infine i saluti dell'ultimo componente, che è Guido Lombardi. Guido Lombardi è il giovane cineasta uscito vincitore dall'ultimo Festival di Venezia con il film La Va o La Bash, film che parla della strage di Castel Volturno. Quindi un giovane artista che sta dando lustro a Napoli anche in questo momento, perché Guido Lombardi non è oggi qui presente. Io vi porto i suoi saluti perché in Corea, per un festival importantissimo del cinema asiatico, dove anche in questa occasione ha vinto, quindi un altro successo di un giovane artista che porta la cultura napoletana e italiana nel mondo vincendo. Infine, ovviamente, concluderà questa conferenza il nuovo presidente Roberto Vecchioni, che essendo una fortissima e celeberrima sintesi fra l'intellettuale, l'artista colto e anche l'artista pop star, pop volendo, perché ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, non necessita di nessuna presentazione. Passo quindi la parola per i suoi saluti al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sì, grazie. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Ovviamente saranno interventi molto rapidi, perché questa è una conferenza stampa e non è ovviamente un convegno, lasciando ovviamente un po' di spazio a chi poi è protagonista e sarà protagonista. Io ci tengo subito a chiarire che questo non è il giorno dei resoconti, delle polemiche, di quello che è stato e di quello che non è stato. Adesso tutti insieme dobbiamo guardare avanti, perché il Forum delle Culture è un evento che noi vogliamo coinvolga l'intera città, anzi, se è possibile, anche l'intera regione. Il Forum delle Culture non deve essere, a mio avviso, questa è la mia opinione, poi ovviamente ci muoveremo nel confronto, eccetera, non deve essere un forum che cali dall'alto e che venga presentato alla città, ma che si apra da adesso, sin da subito, un dibattito nella nostra bella città per il forum che vogliamo. Quindi coinvolgere i cittadini, le cittadine, le associazioni, tutti quelli che fanno cultura. È chiaro che il Forum delle Culture si fa soprattutto a Napoli, quindi Napoli sarà protagonista con la sua cultura, con la sua storia, però deve essere un forum aperto. Un forum aperto non solo alla Campania, al Mezzogiorno, al Paese e soprattutto un forum internazionale. Io sogno che Napoli possa diventare, come in parte già lo è, ma lo deve essere sempre di più, perché noi dobbiamo ottenere sempre di più, un luogo in cui si possa ritornare a fare diplomazia e relazioni internazionali di altissimo livello. Il forum può essere anche il luogo di incontro, e quindi non di scontro di civiltà, ma di incontro, di contaminazione sociale e culturale. Napoli che possa raccogliere quello che sta aspirando dall'Africa, dal Nord Africa, dall'America Latina, quello che accade in
negli Stati Uniti, in Cina, e con le nostre condizioni apparentemente solide dell'Occidente e che oggi sono molto in crisi con la crisi economico-finanziaria e con le crisi politiche. Con la cultura si può costruire anche classe dirigente e soprattutto noi vogliamo, sì, dobbiamo fare in modo che il Forum delle Culture attraverso la cultura faccia parlare di beni comuni. Il sapere, la conoscenza, la cultura, l'arte, la musica sono beni comuni. Sono beni che non appartengono a nessuno, né ai governi che passano, né ai sindaci che passano, quindi né ai privati né agli enti pubblici, appartengono ai cittadini del mondo. Quindi il Forum delle Culture può essere il luogo in cui noi costruiamo anche una globalizzazione diversa da quella che abbiamo visto finora, ma soprattutto una globalizzazione dei diritti più che una globalizzazione dei mercati e dei mercanti. Io ovviamente sono molto contento ed emozionato, anche se in questi giorni non posso dormire perché era una decisione già presa, di aver potuto e di poter contare, penso di parlare a nome veramente di tutta la città, perché è una persona che non appartiene a nessuno, posso dire che sei anche tu un bene comune, c'è Roberto Vecchioni alla presidenza del Forum delle Culture. Soprattutto mi ha colpito, e lo voglio esternare questo perché non è una cosa comune in questo caso, cioè il fatto quando lui ha accolto non solo come entusiasmo enorme, ma ha detto per me questo è una tappa fondamentale a cui mi voglio dedicare con tutto me stesso, cogliendo evidentemente quella voglia di partecipazione, quello straordinario entusiasmo che c'è in questo momento in questa città, anche se in un momento così difficile. Penso che questo entusiasmo e questa partecipazione e questo coinvolgimento rappresentano un plusvalore importante che può diventare anche un plusvalore economico. Ovviamente ringrazio anche Marta Erling, Peppe Barra, Derek De Kerkove e Guido Lombardi, perché insieme ai componenti che saranno nominati dagli altri enti che partecipano potranno dare grande impulso sul programma di questa del forum. Voglio aggiungere velocemente due cose. Una prima, che questo è il forum in cui a mio avviso non si deve assolutamente riscontrare in alcun modo l'invadenza e l'invasione dei partiti nella cultura. Ecco perché, come avete potuto notare, i nomi sono beni comuni, appartengono alla storia. Alessio prima ha già citato il livello altissimo delle persone, ce ne sono ovviamente altre, quindi è difficile scegliere quando ci sono tante qualità in questa città e nel nostro paese, è stato difficile scegliere e tenere fuori. E poi voglio anche ringraziare la regione, la provincia e il Ministero degli Esteri per come abbiamo affrontato sinora i passaggi che ci hanno accompagnato a questo evento, e sono convinto che sia a livello nazionale, quindi di governo, sia a livello di regione e di provincia, si riesce a cogliere come il Forum delle Culture non è un evento che passa e poi scompare, è un'occasione che lascia traccia in questa città, che sia una traccia permanente di una crescita di una città che guarda in alto al di là delle contrapposizioni politiche del momento. Attraverso la cultura noi possiamo mettere i beni comuni al centro appunto di questa città. Quindi auguro buon lavoro, perché lavoro ce n'è tanto. Noi cercheremo come comune di mettere nelle condizioni migliori possibili il Forum delle Culture nella sua autonomia di lavorare appunto per questo evento a cui tutti quanti noi teniamo. Grazie. Passo allora la parola al professor Umberto Siola, a rappresentanza del sottosegretario agli esteri, dottor Scotti. Grazie, Siola. Buonasera, grazie di invito. Sono ben lieto di partecipare in rappresentanza del ministro Frattini e del sottosegretario Scotti a questa manifestazione che ritengo di grande importanza. Io vorrei dire una cosa: l'impegno che il sindaco ha riconosciuto del ministero degli esteri in questa prima fase dei lavori, contraddistinti dalla sua sindacatura, è dovuto a non solo al fatto, diciamo, della napoletanità di molti di noi, ma anche e soprattutto al convincimento del Ministero, che anche al convincimento del sindaco, del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, che oggi le vere carte da giocare sul piano di sviluppo sono legate ai processi di internazionalizzazione. Se noi non usciamo dal chiuso del nostro ambiente, della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione, poco c'è da sperare in uno sviluppo vero del nostro paese.
Questo va collegato a un concetto che noi abbiamo sempre espresso in questi anni, molti di noi hanno espresso in questi anni, cioè la cultura come risorsa. Sempre, ma è stata sempre una bella espressione che non, ha mai poi, non è mai diventata, diciamo, di fatto un elemento di politica vera di sviluppo della città. Questa, incrociare la internazionalizzazione con l'acconvincimento che la cultura può essere veramente una molla per lo sviluppo, trova nelle feste, nelle forme, nelle culture un po', diciamo, un crocevia obbligato che non possiamo non cogliere con molto interesse. Naturalmente questo sviluppo, anche qua credo che questo tavolo lo dimostra, non può che avvenire se non c'è un concerto con il governo nazionale, qualunque esso sia, e soprattutto con la provincia, ricordando il carattere metropolitano di questa città, che si lega alla dimensione della provincia, e alla regione, che per eccellenza poi è l'ente che coordina l'attività di ente locale. Quindi su queste basi noi ci avviamo a fare questo lavoro, ricordando anche un punto che mi sembra importante. Fino a qualche anno fa gli eventi, i grandi eventi, erano una specie di tragedia per la città. Quando arrivava una biennale, quando arrivava un forum, un festival, si diceva che questi adesso salvano la città e quindi apportano un danno ben maggiore agli effetti positivi che può avere. Questo non è più così. Nella coscienza di noi, esempi come quelli di Torino, per esempio, esempi come quelli di Barcellona, hanno dimostrato come intorno alla politica dei grandi eventi si possano costruire anche pezzi sostanziali di crescita della città. Noi su questo ci proviamo ed è importante quello che ha detto il Sindaco. Cioè noi ci proviamo e ci riusciamo solo se la scia che lascerà questo festival non sarà solo una scia di entusiasmi o di partecipazione, ma sarà una scia di punti fissi, di strutture, di carattere internazionale, fondazioni di carattere internazionale che potranno poi diventare, aiutare Napoli a diventare poi il riferimento internazionale di molti settori, come il turismo, come la cultura, come il dialogo religioso e interculturale. Cioè sono questi i punti che sullo scenario del grande mare mediterraneo, che poi è il punto sul quale dovremmo riflettere con particolare attenzione, possono determinare nuove condizioni di sviluppo. Auguri a Vecchioni, perché secondo me qui è il rappresentante. Però io voglio dire perché gli arrivo. Perché io ho letto in questa nomina, in questa scelta, la scelta anche di un intellettuale che rappresenta l'attuale congiuntura del nostro paese. Questo è il punto da capire. E quindi anche e soprattutto su un parametro, quello del rapporto tra la politica e la cultura, un rapporto che secondo me ci ha penalizzato in questi anni e dobbiamo uscire dagli effetti negativi che questo rapporto ha avuto in questi anni, facendo diventare la cultura come una delle materie, diciamo, del governo, e non come qualcosa di autonomo rispetto alla politica in grado di terminare un vero sviluppo. Quindi auguri a me, che a voi, se non mi dispiace, anche a tutti noi che dovremmo lavorarci. Grazie. Grazie. Grazie professore. Chiedo adesso la parola al professor Guido Tormenti, rappresentanza della Regione Campania. Grazie professor Tormenti. Grazie a voi. Io rappresento qui il presidente Caldoro, che si scusa per non essere intervenuto. Che dire, il sindaco Umberto Siola hanno sintetizzato il taglio, il senso di questa iniziativa, a fianco della quale certamente ci sarà la Regione Campania con massimo impegno, con la massima fiducia. Io devo dire che fuori di ogni retorica, quando si utilizza l'espressione cultura, significa sempre che si sta facendo una scommessa per il progresso. Non dimentichiamo mai che cosa ha rappresentato Napoli nella cultura europea e che cosa, consentitemi, ha rappresentato l'Italia nello sviluppo della cultura nel mondo. Io ho sempre ritenuto che in realtà l'unità d'Italia non andasse datata nel 1861, ma bensì con i dialoghi di Galileo, con l'inizio della più grande rivoluzione che l'umanità abbia vissuto, a mio modesto parere, che è la rivoluzione scientifica. Perché dico questo?
perché quando una iniziativa ha una parola d'ordine come cultura, è una iniziativa che serve a promuovere le migliori risorse dell'animo umano. La cultura si fonda su un paradigma, che è il dialogo. La cultura si fonda su un unico elemento di confronto, che è l'intelligenza. Non conosce distinzioni di razze o di religioni, non conosce distinzioni di sesso o di qualunque altra natura, ma le sue regole sono le regole del confronto, del dialogo attraverso l'espressione delle proprie idee. Naturalmente tradurre tutto questo in un evento che riporti, o per meglio dire porti, o se vogliamo ancora di più, conservi Napoli al centro dell'attenzione mondiale, richiede una grande quantità di lavoro. Questo è il punto centrale. Quindi adesso spazio a chi deve lavorare, lavorando, così come il sindaco ha ricordato, fuori da ogni logica partitica, di schieramento, eccetera, a tempo pieno in questa iniziativa. Mi congratulo anch'io per la scelta. Questo è fin troppo banale, quasi un'ovvietà, però lo ripeto con convinzione, lo ripeto con grande fiducia. Un'occasione enorme per la nostra città, alla quale tutti siamo tanto legati, è un'occasione che sarà vinta, io non ho nessun dubbio, utilizzando le risorse che questa città offre e le intelligenze che questa città offre e, scusatemi se lo ripeto, un impegno, un lavoro, una fatica assidua e costante, perché la qualità è qualità, ma la quantità pure serve. Grazie. Grazie anche a tutti i commenti. Allora in questo momento chiederei ai tecnici di incominciare il collegamento con Derek De Piacove, perché Derek De Piacove in seguito parteciperà a questo incontro, a questa conferenza stampa tramite il collegamento Skype. Nel frattempo do la parola quindi a Marta Erli, segretario generale dell'Istituto Italiano. Alessio. Chiedo scusa Presidente, è il momento del Presidente Cesare, chiedo scusa. L'ho retrodata. Certo. Grazie a tutti, Galileo. Ho anche il piacere di accogliere il nuovo Presidente del Forum delle Culture, Roberto Vecchioni, che sono certo che una parte di sangue lavorare che scura le sue reni riuscirà a focalizzare a piene ricchezze culturali le nostre terre e una norma chiaramente di alto profilo, quella fatta a sindaco e magistri, che non può essere discussa e che viene e mi trovo pienamente concordo su questa scelta. Ringrazio anche e soprattutto per il lavoro svolto fino a pochi giorni fa di volontari, che è stato presidente del forum fino a pochi giorni fa, ma soprattutto il forum è uno dei più grandi eventi internazionali che Napoli ospiterà nei prossimi anni. Rispetto agli altri, forse è quello che ha maggiore possibilità di portare con sé risultati soprattutto immediati. Anche grazie al forum, infatti Napoli e la sua provincia saranno investiti da uno straordinario progetto di riqualificazione e di recupero di spazi e di luoghi, come prima accennavo il sindaco di Napoli. In linea con quanto già accadde nella sua prima edizione, dove a Barcellona nel 2004 contribuiva a riqualificare un margine di circa 500.000 metri quadrati, più concretamente questo significa nuove opportunità di lavoro e maggiore capacità di attrazione di risorse materiali e immateriali. Il Forum delle Culture è anche uno strumento di marketing che ci offre la possibilità di investire sull'immagine della nostra città, migliorando
Napoli verrà ulteriormente proiettata in una dimensione internazionale come capitale della cultura e soprattutto del Mediterraneo. Ma proprio su questo punto intendo fissare un aspetto che per me è di fondamentale importanza. L'evento Forum delle Culture, nei suoi 101 giorni di vita, deve riguardare una Napoli che non può essere concepita in due stretti confini comunali, come prima giustamente diceva anche il sindaco, anzi regionali, ma soprattutto nell'area metropolitana. Per la sua importanza e risonanza deve necessariamente guardare tutta la regione Campania, soprattutto anche la provincia di Napoli, che bellezza che la provincia di Napoli ha. A mio avviso, e qui mi rivolgo proprio al Presidente Roberto Vecchione, è necessario individuare un programma di iniziative da comportare con la cabina di regia dell'evento e i sindaci dei comuni del Napoletano, che potrebbero anche andare sotto il nome di Forum dei Siti, delle Tradizioni e dei Miti Locali. Innanzitutto il nostro territorio rappresenta il punto di demanda quale Pompei, Ercolano, e credo che il Forum potrà e dovrà avere un ruolo rilevante sul futuro di questi bastioni del patrimonio dell'umanità. Bisogna soprattutto lanciare soluzioni per individuare percorsi che consentono, anche in periodi così complessi dal punto di vista economico, di preservare lo stato di vita. Sono sempre più convinto che oggi il coinvolgimento di fondazioni e l'utilizzo soprattutto dei fondi privati sia l'unica strada da percorrere. Ma noi dobbiamo promuovere anche un sistema culturale ricchissimo, costituito ad esempio dal percorso del Migliorò, dalle ricchezze del Palio Cristiano di Civedini, dal rito religioso della Madonna dell'Arca a Santa Anastasia, dai trasporti ferroviari di Portici con i musei di Petrarsi e perché no, dai maestri pastai di Cagnari e dagli artigiani del corallo di Torre di Trento. E infine un ruolo di primo piano deve anche avere la cultura trasmessa attraverso il linguaggio preferito della nostra gente e che la unisce maggiormente ad Alberto Vecchione. La musica, dalle Vitanella ai grandi componimenti dell'Ottocento e dei primi del Novecento, che videro in sorella la patria di diversi poeti cantori. Occorre insomma lavorare sempre di più a un vero progetto turistico-culturale che possa fare sistema con tutte le realtà positive e sane del territorio metropolitano. Siamo all'inizio chiaramente di un bel viaggio che ha visto e vede compattezza ed unione nelle istituzioni locali come mai accaduto prima. Sono certo che non perderemo il treno che passa e che le luci rimarranno a lungo accese su tutta l'area metropolitana. Auguro al Presidente Roberto Vecchione, al CDA e al Consiglio di Amministrazione un buon lavoro. Grazie. Grazie al Presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro. Passo dunque la parola a Marta Erling, rappresentanza del Comitato Tecnico Scientifico. Grazie. Io vorrei innanzitutto ringraziare il Sindaco per la fiducia che ha espresso coinvolgendo settori della vita culturale della città nella programmazione scientifica del Forum delle Culture 2013. In questo senso ritengo che la mia partecipazione al Comitato, al lavoro del Forum, rappresenta il contributo che istituzioni, strutture, associazioni che in questa città hanno operato da decenni, nel caso dell'istituto che io rappresento, in cui lavoro da oltre 60 anni, possono dare il contributo dell'esperienza che hanno accumulato e soprattutto della necessità che attraverso il Forum possa esserci espressione viva di queste istituzioni, molte delle quali vivono anche in grande difficoltà, come questo non accade a Napoli, ma accade per i forti della cultura e in tutto il nostro paese. Il Forum sicuramente sarà un'occasione per porre in alto la loro vita e la loro esistenza. Anche io ritengo che il Forum sarà e dovrà essere un'occasione strutturale, lasciare traccia nel futuro, e fra questo gli interventi che consentiranno una riqualificazione di aree, penso al centro storico in cui oggi ci troviamo e che è estremamente ferito in molte sue parti, questo non lo dimentichiamo,
sicuramente sarà attore importante di questo forum. In ultimo, richiamo il sindaco al forum come incontro di civiltà. Questo è qualcosa che è innato della storia di Napoli, che forse talvolta si è dimenticato nella chiusura che abbiamo vissuto per i problemi che ci opprimono, ma Napoli, incontro di civiltà, di culture, di popoli diversi, deve tornare ad essere, questa è sicuramente l'occasione. E l'ultimo, i giovani a cui certamente il forum in primis è rivolto, perché hanno bisogno di trovare espressione, cioè di trovare spazi per le loro espressioni, per la loro vita, e secondo me la presidenza di Roberto Vecchioni ne sarà uno degli aspetti in questo senso più stimolanti. Grazie. Passo la parola adesso a Peppe Paga. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco che ci ha proposto per questa meravigliosa esperienza. Per la prima volta io non sono messo in politica, ma come si dice sempre, mangiate una birra cantando, facendo arte si tanto politica. Grande arte. Grande arte. Il linguaggio ironico, un linguaggio teatrale, ma è quello che mi è più vicino, perché sono abituato a parlare così. Io dico il forum delle culture arrivò in mente una grande evento che fu che ricorre di tante delle cose da fare per Napoli. Sassa. Forse ti do questo, vediamo. Ci diamo bene. Non si sente. Sassa. Si sente? Sente? Non si Sassa. Sente. Un altro microfono. Questo non è sancito. Ma anche questo. Ecco, fa troppo zombie. Bene. Allegoricamente parlando, ecco, dico due o tre cosine e poi dopo, io Napoli l'ho sempre vista allegoricamente come, voi avete presente il busto di San Gennaro, anche se lo santo non c'è più la festa del santo, ma rimane sempre nei cuori dei napoletani. Il busto di San Gennaro, immaginatelo senza la testa, è il Vesuvio, il sangue che cola dal busto decapitato e la lava. Per cui già questa figura emblematica e allegorica ti dà tutte tante possibilità di leggere nei cuori anche dei napoletani questa grande cultura che c'è sempre stata. C'è sempre stata e penso ci sarà sempre. Noi ci proponiamo, e voglio accodarmi a quello che ha detto la professoressa Marta, che è quello di rendere questo forum sempre più brillante. E volevo dire anche che sarà come un baluardo. C'è una frase di una canzone popolare del 1799, cioè la rivoluzione partenopea, che dice: Napoli è come un franfranlic, ognuno viene al lic a Roms e se ne va. Ecco, la traduco per Roberto. No, lo so, la conosco. Ecco, questo alliccare, arronzare, andare via, e il forum sarà come un baluardo, perché arronzare la cultura è un peccato che va punito severamente. Intanto Peppe Paga, adesso purtroppo noi avevamo in programma, come vi avevo detto, il collegamento con Derek De Kerkhove, però purtroppo la Nemesi incombe perché questo collegamento virtuale è latino, abbiamo dei problemi col collegamento via Skype, quindi insomma il caso vuole che proprio grazie. Il professore di sociologia della comunicazione digitale non riusciamo insomma a completare questo giro di saluti. Ovviamente rinnovo il saluto di Guido Lombardi, l'altro componente del Comitato Tecnico Scientifico, che non è potuto essere qui oggi, come ho detto prima, perché è presente un festival in Corea che ha vinto,
quindi gli facciamo gli auguri in diretta. Passo quindi la parola a conclusione al nuovo presidente del Fondo delle Culture, Roberto Vecchioni. Sassa. Sassa. Se qualcuno ha un gelato, come si dice, tecnicamente funzionante. A me piace, scusa. Okay. Ah, me la metti così. No. Pensavo posso fare il gombo qua? Per parlare un po', mamma mia. Allora, innanzitutto, questo è stato un atto d'amore. È un atto d'amore. E ci sono delle promesse in questo atto d'amore, almeno due doverose. La prima è che ringrazio chi è stato presidente finora e con cui ho parlato, mi consola il lavoro che ha fatto, tutto quanto, e la fatica, e le problematiche, eccetera, eccetera. La seconda premessa è che questa è la vittoria di Napoli, e deve essere la vittoria di Napoli. E come corollario la premessa, che sappiano tutti, anche quelli che se la menano in un certo modo, che io vivo da napoletano questa cosa, non la vivo da persona esterna o estranea. Quelli che vengono a dire che bisogna essere nati a Napoli e vissuti a Napoli per capire come la città, non sanno che Napoli è una città universale. E che un bambino come me, che andava giù con i carruoccioli alla Santarella quando era piccolo e si spaccava le gambe e aveva tutti i nonni e gli zii e i parenti e i cugini qua e sapeva benissimo la differenza tra la ragione e la fantasia e faceva vincere sempre la fantasia, non poteva essere che napoletano, non certamente mitteleuropeo. E questa è una situazione in cui noi dobbiamo dimostrare all'universo in generale, ma al Mediterraneo in particolare, che Napoli è un centro del mondo e dobbiamo smetterla di sottovalutarci. E parlo con noi, perché io sono napoletano, dobbiamo smetterla di pensare che noi siamo meno o più o qua o là. Napoli è una città eccezionale, straordinaria, unica. Non c'è niente, nessuna città al mondo che abbia avuto tante culture a mischiarsi, tanta gente a amarsi e ad odiarsi, tanta bellezza, tante cose ancora da scoprire oggi, fantastiche, una più bella dell'altra. E io vi assicuro, quando mi ha chiamato, e qui bisogna dirlo, non mi ha chiamato Luigi. Mi ha chiamato Maria Teresa. Quando mi ha chiamato Maria Teresa, io ci ho messo un secondo solo a pensare sì o no. E sapevo benissimo che in quel secondo, guardate tutti, qua siete giornalisti, persone di televisione, quindi sapete com'è la vita, conoscete gli artisti. In quel secondo io ho capito benissimo che rinunciavo a scrivere canzoni, rinunciavo a fare dischi, rinunciavo a scrivere romanzi, rinunciavo a tutto. In quel secondo io ho pensato che ero solo per Napoli. E mi sono detto, tanto chi se ne frega, le canzoni sono andate già bene,
di successi ne abbiamo già avuti, i romanzi si possono anche scrivere negli intervalli e tutto quanto, ma quello che conta adesso è che la città più bella del mondo lo sia veramente davanti al mondo e non solo per il mare, Capri o Ischia, che sono cose che tutti sanno e non ce ne frega più niente, ma per le chiese, le strade, le vie. Per gli spagnoli, i francesi, i greci, i bizantini, tutto quello che è arrivato e tutto quello che si è mischiato e tutta la bellezza di questa gente. Ecco, questo è stato subito, subito l'impegno. È stato un secondo. Io in un secondo nella mia vita ho fatto solo tre cose. La prima è stata innamorarmi di mia moglie, in un secondo. La seconda è stata vedere la mia prima figlia e dire che brutta che è, ma come le voglio bene. E la terza è stata questa, cioè è stata dire io adesso non sono solo con Napoli, io sono con tutto il mondo, perché la cultura ci salva, ci deve salvare da questo orribile mondo in cui viviamo, da questo mondo di compromessi, interessi, accettazioni, bufalismi, politiche sbagliate, e lasciamole perdere tutte queste cose. La cultura ci salva, è pulita, è la cosa più vera che abbiamo, e Napoli deve essere sempre e comunque una rappresentante straordinaria di questa cultura. Non crediate che io sia semplicemente, e questo lo dico a quelli che magari qualche domanda me la farete, non crediate che io che sia soltanto uno fantasioso, uno che si butta sulle invenzioni dell'istinto eccetera eccetera, no, assolutamente no, e che non se lo creda nessuno. In questa avventura del forum, che io ho pensato di vivere giorno per giorno, sarò tostissimo, devo esserlo, con l'amministrazione, con l'economia, con le proposte, con tutto quanto. È per questo che ho pensato, è una svolta assoluta nella mia vita. Io mi metto al servizio di un qualcosa in cui ho creduto sempre, sempre, ma che nessuno mi ha dato l'opportunità di corrispondere mai in questa maniera. La bellezza, la meraviglia di mettere insieme la città che amo di più e che lo dicano proprio tutti, l'amo anche più di Milano, Napoli, la città che amo di più, e la cosa che amo di più al mondo, che è la cultura. Beh, non ho 40 anni, non ne ho 30, sto arrivando a 70 anni della mia vita, che non è né un tramonto né una fine, ma è uno strabellissimo inizio nuovo. E allora uno a 70 anni deve avere, credo, anche il coraggio di dire quello che ho fatto, adesso io voglio amare l'umanità di Napoli. Ancora tutto, però ho studiato, statuto, ho fatto delle cose che non avrei mai fatto in vita mia, studiare cose amministrative, politiche, culturali, vedere anche quanto eravamo, quanti soldi abbiamo, che non dobbiamo formalizzare in questa era la situazione. Come andava avanti, che bei programmi erano stati già stabiliti, perché non so se voi avete idea di come è strutturata la situazione. È molto bella, è molto interessante, va bene, tematiche, tutto, tutto ad altissimi livelli, grandi livelli, e in tre mesi questo sarà importantissimo. Ma la cosa fondamentale che dicevo oggi a dei ragazzi che mi hanno fermato in distanza di Gesù è questa, che questo forum di Napoli non è un fatto di inizio. Non è un fatto di un gruppo ristretto che stabilisce cosa fare e basta. Io ritengo, e penso che questa sarà la mia politica, spero che tutti questi
meravigliosi amici che abbiamo alle spalle, sarà d'accordo. Il Forum di Napoli è un forum dei napoletani, e cioè saranno loro che dovranno dare suggerimenti, aiuti, consigli, pensieri, lavorare, fare quello che è possibile, perché è il loro diritto, ma è soprattutto il loro interesse che Napoli diventi una città più importante nel 2013. Primo, e secondo, che questo non avvenga solo nel 2013, che noi diamo segnali già da prima, ogni mese, ogni volta, sta arrivando il Forum di Napoli, sta arrivando il Forum dei napoletani, tutti quanti napoletani. E qui ho intenzione, ne parlerò, di avere un sito apposta per questa cosa, per tutto quello che mi si può da dire, eccetera, di ascoltare le associazioni, di ascoltare chi ha idee da portare, di ascoltare chi ha voglia di dire cose. L'unica cosa che posso dire, fuori di questo, è che io non accetto assolutamente nessun compromesso. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega niente della politica, a me importa di Napoli, della bellezza di Napoli, della bellezza di questo fuoco. E se qualcosa verrà meno, potrò avere di tutto un compromesso e meno senza compromesso. Io accetterò meno senza compromesso e non più compromesso. Lo farò sempre, perché l'ho fatto sempre in vita mia e ci ho messo anni e anni e anni in questa scelta e non la posso abbandonare adesso, assolutamente. E Luigi questo lo sapeva benissimo, se no non avrebbe detto che qua lui sa che io sono un uomo che dico come si fa un baffo completamente. Magari un giorno mi direte: ma non aveva detto lei che non voleva fare i compromessi? Questo è quello che i giornalisti sono tremendi, devono applicare sempre delle cose e io lì a spiegare, a dire, eccetera, eccetera, eccetera. E sarà bello anche spiegare, effettivamente sarà bello anche spiegare. Ma io vi assicuro che anche senza compromessi, e soprattutto senza compromessi, il Forum di Napoli sarà meraviglioso, sarà bellissimo, se lo ricorderanno per anni. Io non ringrazio il servizio, ma per la casa per l'altro impegno e quindi vi saluto e purtroppo confermo che purtroppo non possiamo fare questo collegamento via Skype con Derek De Kerkhove perché si trova sul treno, quindi forzatamente il collegamento non è ottimale. E abbiamo qui il tavolo con le domande dei giornalisti. Prego. Prego. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa, con grande piacere, non è che posso rispondervi tutto, però. Faccio questo esempio perché oggi durante il corso che insegno al suo corso, al corso di imprenditoria e creatività, ho chiesto ai 40 ragazzi che stanno qui: ma che ne sapete del forum? Zero. Allora, questa è bellissima. No, ho detto al rettore se potevamo venire, sono venuto, infatti 40 stanno qui. Beh, li saluto con grande piacere. Quindi vediamo Vecchione, diciamo il 6. Con la infida. Giuni. Prego? No, no, Vecchione. Invitiamo alla Consola a tenere un incontro dove ci racconta quali sono e che cosa si può fare, cioè in che maniera si può fare un concorso. Assolutamente sì, cioè questo, io ho un mio segretario personale che è una persona di una grandezza assoluta dal punto di vista culturale della città, Milano, e che mi porto con me perché è. Viene da due famiglie blasonate, una la famiglia di Mosca, l'altra di Montatori, lui ti contatterà e stabiliremo una data per venire in università, assolutamente sì. Sarebbe importante anche se ci fossero i rappresentanti dei clienti, sperando che sia stata fatta la paranoia dalla.
parte della regione in cui mi auguro che l'assessore Romeo riesca a sollecitare questa nomina. Ve lo dico anche perché io sono uno degli autori della storia siamo volendo fare un documentario sul foro. Sono due anni che non riusciamo a fare niente. No, lo facciamo un documentario sul foro. Ma per dire la prossima volta cerchiamo di lavorare. E c'è qualcuno che ti chiedeva soldi, qualcuno ti chiedeva soldi. Qualcuno ti chiedeva qualcosa. Questa cosa non funziona. Funziona sempre quando vuole funzionare. Assolutamente sì. Da allargare alle altre università, lo faremo da noi all'Alta. Il problema dell'università è un altro problema che mi sono messo in testa, ma non soltanto a Napoli. Devo fare un giro all'università di tutta Italia. E tu pensi, vero? Rinuncia a cantare. Mi ricordo ovviamente, come io dico Napoli perché faccio parte della diaspora, perché sto a Roma, avete un accordo con Torino che è un gemellaggio per il fondo. Che fine ha fatto sto gemellaggio? Non lo so, questo lo saprà. Sappiamo lavorato quando avevamo i 150. Va bene. Non conosco questo accordo. Non faccio tutti quanti di parlare, perché noi è un dialogo, diciamo, non va bene. Ma il primo atto non sarà assolutamente fantasioso o culturale, il primo atto sarà pratico, cioè io convoco tutti quelli che ne possono parlare di amministrazione, economia, eccetera, eccetera, a che punto siamo con il foro da questo punto di vista, devo saperlo. Questa è la prima cosa. Certo, io non sono uno incapace di fare 2+2=4 e quindi non sarò quello che farà il capo, però devo sapere tutto quello che sta succedendo intorno amministrativamente a questo progetto. Quindi è un po' prosaico quello che ti dico, ma la prima cosa, anche perché si parte da quello, la prima cosa è vedere a che punto siamo dal punto di vista organizzazione pratica, dal punto di vista budget, tutto quanto, tutto questo. E quindi tornerò presto a Napoli. Adesso io ho 3 giorni in cui devo finire un lavoro mio, l'ultimo disco che faccio per Natale, e poi a dicembre tornerò a questo. Perfetto. Prego, chi si presenta, cioè chi parla di presentarsi anche? Salve Presidente Ricchioni, sono Paolo Pozzo del Gruppo. Mi fa un po' specie sentirmi chiamare Presidente Ricchioni. No. E così. Volevo chiederle come mai ha avuto l'esigenza, sono qui. Sì, no, dimmi. Come mai ha avuto l'esigenza di rimarcare più volte la sua autonomia e soprattutto ha detto più volte non accetterà compromessi? Che idea si è fatto? Che cosa le hanno raccontato? No, è una paura generalizzata. Non è un'idea mia, dai, lo sai anche tu. Non è che stiamo qui a pettinare le bambole, come dice Bersani. Sappiamo benissimo che ci sono situazioni anche difficili da valutare, da accettare. Tu non hai idea da quando io ci sarà idea, da quando io ho detto sì a Luigi, quante centinaia di telefonate mi sono arrivate di gente di tutti i tipi. Io ti do questo, io ti aiuto in questo, io faccio questo, io ti parlerò, segui me, aiuta me, quello non è nessuno, quello è uno stronzo, quello è giusto, quello qua, tutto il mondo mi ha telefonato. Ma non solo da Napoli, curiosità, proprio. Napoli. Beh, ho 90% da Napoli, no? se sto lì a pensare a tutte queste cose qua, non esco più da nessuna parte. Ma d'altronde questa non è una cosa soltanto di Napoli, è una cosa che sarebbe successo in tutti i comuni, in tutte le città, sarebbe successo a Milano come a Palermo. Questo è un ruolo importante, è un ruolo fondamentale, un ruolo che muove lavoro, attività, soldi, guadagni, potere, muove tutto. E quindi ci sono persone che
conoscere. E io devo fidarmi di qualcuno. Io devo in questi mesi sapere parlare, discutere e capire di chi mi posso fidare. E anche questa non è una questione, non è una politica. E guarda, questa storia qua della politica, diciamo, voi sapete che io sono di sinistra, però questa cosa qua della politica non è particolare. Ci sono delle persone di destra onorevolissime, meravigliose, amanti di Napoli, non tutte ovviamente, ma qualcuna sì. Quindi devo stare a portare l'onestà, non devo stare ad ascoltare soltanto e sempre l'idea. E sarà dura fare tutto questo, sarà dura, però me la sono voluta e me la rendo. Chiedo per il cagnolo di mattina. Ciao Roberto. Ciao. Io volevo chiederti che tipo di direttore generale ti auguri di avere accanto, sai che lo devi nominare? Cioè, devo ancora conoscere il direttore generale, tra l'altro, che è la persona più importante che esista. Non c'è modo. Deve essere uno come me, cioè uno che non sceglie compromessi, insomma, deve essere così, assolutamente. Poi mi devi assicurare, se no, perché vabbè, io lo sapete. Gli artisti non è che hanno sempre tutta questa capacità, disponibilità al pratico. Ci vuole uno che sappia veramente valutare, dare dei consigli precisi e sicuri. Io credo che il direttore generale in un'operazione come questa sia la persona assolutamente più importante. Molto più di me, e quindi devo fidarmi assolutamente di lui. Un'ultima domanda da parte di qualche giornalista, se c'è, se no ci avviamo a chiudere. Ok. Sono anche gli artisti, sì, ma questo purtroppo non è proprio, ci saranno momenti per fare un confronto, dopo facciamo parlare voi due, la rappresentanza degli artisti. Sì, dimmi, parlo più forte però. Sì, sono Mariano Perriola, sì. Giornale per giovani. Ah, questa è un'altra cosa importante, me l'aveva già chiesto Repubblica. Guarda che questo è un festival di giovani, è un forum di giovani. In realtà, fino a ieri, questo forum sembrava calato dall'alto. Quindi, come diceva il professore di Solorzola, che è una delle sette università campane, nessuno sapeva nulla, questo è vero, neanche il presidente dell'UNESCO in Campania. Ecco perché da oggi credo che qualcosa stia cambiando. Io chiedo come possiamo aiutare i nostri giovani a vivere questo evento. Avevo proposto al sindaco, per esempio, di aprire un bando di volontari del foro, di volontari del NATO. Ne parliamo così. Così facciamo vivere ai nostri ragazzi un momento formativo importante, così che il forum non è soltanto un evento così che passa, ma che può lasciare una traccia in termini di formazione di contenuti dei nostri giovani. Grazie. Anche se sembra un discorso fatto, ma in realtà la priorità di tutto questo forum, dopo il secondo dopo che ho detto sì dentro di me, era che contavano i ragazzi, i giovani e non solo di tutta Italia, fondamentalmente di Napoli, di Milione, contavano, erano importanti. E allora questa cosa dell'accettare, del volere, del vedere, dell'ascoltare i ragazzi che danno proposte è importantissimo. Attenzione, mettiamola così, perché è giusto che sia così. Questo non è. Non voglio che sia un forum come quello di Barcellona, questo è il forum di Napoli, è tutta un'altra storia. È inutile che da Barcellona ci mandino dei consigli e ci dicano si fa così, non ce ne frega niente. Almeno questo è il mio pensiero, poi qualcuno mi dirà non è giusto così, ma io rimarrò in questo pensiero. Questo è il forum di Napoli, il forum dell'Italia, è particolare, non nazionalista, ma particolare. E i nostri giovani hanno problemi simili, ma molto diversi.
da quelli di Barcellona, di Valparaiso, eccetera, eccetera, sono molto diversi. E noi dobbiamo assolutamente ascoltare in questo forum. Una delle priorità essenziali sarà ascoltare e dargli spazio. E anche qui, ritornando al discorso di prima, non è importante che venga un Foncalli, un Pasqua Rossi o cose di questo genere. Queste cose si vedono da altre parti. Possono venire o non venire, non ce ne può fregare meno, non è quello. L'importante è che si facciano discorsi concreti e seri e fondamentali su quello che possono vedere i ragazzi in un domani, anche quel poco che possono vedere i ragazzi in un domani, anche se è molto meno, è una cosa molto meno gratificante per i bambini, perché può interessare. Per i bambini faremo delle cose, sicuramente. Ne daremo tante di cose ai maschili, però a fronte di questo dare cose ai maschili ci sarà uno stradare molto di più per le cose che i maschili considerano poco, ma non è colpa dei media, è colpa della gente che ascolta poco, e cioè problemi di questo tipo e serissimi attaccati al lavoro, al pensiero, al modo di andare avanti e anche perché no, al senso della vita, che è fondamentalmente l'arte. Voi lo sapete che per la prima volta in questo forum saranno presenti i tre più grandi pittori di tutti i tempi, che sono Leonardo, Michelangelo e Raffaello, in una sola mostra, cosa mai successa al mondo, mai. Cioè solo per questo dovrebbero muoversi tutti i cronisti di New York, dell'Australia, solo per questa cosa. Ebbene sì, la capacità di unire l'arte al senso della vita e alla possibilità di dare una prospettiva futura ai giovani è il tema fondamentale del nostro forum. Se avete letto e quello che era stato scritto prima di me, ovviamente il tema fondamentale è le radici del passato per il futuro. Il mare è un tema secondario ma importante lo stesso perché è il Mediterraneo, ma in realtà è il passato, conta, il passato è il nostro futuro, e si parte da Pestum per arrivare al cosmo, per questa linea dell'uomo che arriva al cosmo. Ma dobbiamo arrivarci con i ragazzi, non dobbiamo arrivarci con le persone che si sono addormentate sulla vita o accettano qualsiasi cosa pur di sopravvivere o scappano, fuggono o non ci sono. Napoli deve essere una città che deve reinventare assolutamente non soltanto lo sopravvivere, ma il far vivere. Cioè non deve essere una Berlino, una Milano, un New York del futuro. Deve far vivere la gente. Non deve continuare a propagare questa situazione del accetto questo per vivere. La cultura non è soltanto un quadro, una parola, una musica. È quello che dico, il quadro, la parola, la musica, eccetera. Cioè io mi sbatto e pago del mio per tentare di far vivere una società e un mondo. Questo è politica vera, secondo me è politica vera questa. E poi non so, non la conosco, non conosco la collocazione di questa politica, secondo me è di sinistra, però non la conosco bene. Ma questo secondo me, ma non voglio offendere nessuno, secondo me bisogna guardare avanti, nel senso che non mi addormento, non accetto passivamente, perdo anche, ma magari mio figlio vince, perdo anche, ma magari mio nipote vince. Questa è la porta che bisogna dare al mondo. E i napoletani si devono accorgere che questo 2013 sarà l'occasione unica e irripetibile per loro e per i loro giovani per dare questo senso alla loro vita.
Grazie Alberto. Passo il microfono, allora l'ultimo intervento, 15 secondi, la parola.